Un momento indimenticabile. A 5 chilometri da Ohrida, i bersaglieri di Mussolini si incontrano con i soldati di Adolfo Hitler. C'è un episodio divertente, ma anche rivelatorio, che lessi tempo fa, non ricordo più se in un libro di Carlo Mazzantini, di Santi Corvaia o non so dove. Comunque si racconta di Mussolini a Salò che, leggendo il giornale, esclama: «I nostri hanno preso Monte Marrone». Su Villa Feltrinelli scende il gelo. L'imbarazzo si taglia col coltello. Qualcuno si fa coraggio e gli fa notare: «Eccellenza, ma sono gli italiani dell'altra parte». «Cosa vuol dire?» risponde imperturbato lui. «Sempre italiani sono». L'episodio è rivelatorio, dicevo, in quanto la reputazione dell'esercito italiano era stata messa a dura prova dagli eventi bellici e l'armistizio di Cassibile gli aveva dato il colpo di grazia. In fondo, gli uomini dei gruppi di combattimento, ora al servizio degli alleati, erano fino a poco tempo fa dall'altra parte, per così dire, e tuttora cantano canzoni fasciste quando marciano. Sapere che soldati italiani sono ancora in grado di combattere e di vincere deve essere stato a suo modo di conforto ad un Mussolini solo, stanco e alla mercé dei tedeschi, che temeva e odiava. Nella lenta ritirata verso la linea Gustav, i comandi tedeschi pianificano successive linee di resistenza per guadagnare il tempo necessario e costruire una linea difensiva principale. Gli abitanti dei paesi più prossimi a Monte Marrone, Castelnuovo al Volturno, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Castel San Vincenzo, iniziano ad avvertire il rombo delle artiglierie sempre più vicino a mano che le truppe alleate avanzano. Il 27 ottobre 1943 il comando di zona tedesco affigge sul portone del comune di Scapoli un foglio con l'ordine di evacuazione del paese, dando loro 5 giorni di tempo. Il fronte raggiunge la zona il 29 novembre 1943, quando il 6° Corpo americano, composto dalla 34esima e dalla 45esima divisione di fanteria, riprende l'offensiva. La 34esima divisione ha il compito di catturare delle importanti quote a nord e a sud del paese di Cerasuolo, in quanto sovrastano la strada Colli-Atina. Il 133esimo reggimento di fanteria muove dalle vicinanze di Scapoli il mattino del 29 novembre verso le alture fra Castelnuovo e Cerasuolo. Ma la rabbiosa reazione tedesca fiacca lo slancio dei fanti americani, che si attestano sulla quota 1180 di Monte Marrone, presa con un attacco di sorpresa nella notte fra il 2 e il 3 dicembre. Il 9 dicembre la 34esima divisione di fanteria è ormai estremamente provata da ben 64 giorni di attività ininterrotta e comincia ad essere sostituita da reparti della seconda divisione di fanteria marocchina. Sono 7.000 uomini che diventeranno poi tristemente famosi per i crimini commessi ai danni delle popolazioni civili italiane. Provengono da tribù di montagna e sono organizzati in 3 tabors, ciascuno suddiviso su 3 GUM, da cui l'appellativo Goumiers per questi soldati. Ciò che rende i Goumiers straordinariamente adatti alla guerra in Italia è la loro capacità di resistere a privazioni che avrebbero debilitato le altre formazioni alleate e il loro equipaggiamento di muli. Infatti ogni tabor ha in organico 785 muli, il che li rende estremamente mobili in terreno di montagna. I marocchini, inoltre, a differenza di molti reparti alleati, ad esempio le guardie inglesi, sanno come condurre i muli sulle strette mulattiere. Gli statunitensi, per contro, non hanno dimestichezza ed esperienza nella guerra in montagna.
il più moderno e meccanizzato esercito del mondo, si trova in difficoltà sul terreno appenninico dell'Italia meridionale, soprattutto in termini di alimentazione e logistica. I soldati statunitensi devono imparare a condurre i muli e tutto quello che significa in termini di salmerie ed altro. Vengono così in aiuto gli alpini, che organizzano i necessari corsi di alpinismo, di sci e di sopravvivenza in montagna per le truppe americane. L'esercito cobelligerante di Badoglio è ancora sotto scrutinio da parte degli alleati, che non si fidano delle capacità operative dei nostri reparti, che peraltro possono solo contare su quello che il Regio Esercito ha a disposizione. Gli alleati infatti non concedono alcun aiuto in termini di approvvigionamenti, armi e mezzi di trasporto. Anche se i fanti del primo raggruppamento motorizzato hanno già dato buona prova di sé con la conquista di Montelungo, non sono mancate incomprensioni ed attriti. In particolare, la mancata conquista da parte degli americani di posizioni laterali ha esposto gli italiani al fuoco nemico, che ha causato numerose perdite. Quando finalmente gli italiani conquistano il monte, viene deciso di affidare ai soldati italiani un altro obiettivo. Questa volta si tratta degli alpini del battaglione Piemonte. Il compito è quello di effettuare una difficile occupazione a sorpresa del massiccio di Monte Marrone, sperone avanzato del Parco d'Abruzzo, che con i suoi 1770 metri di altezza consente di dominare dalla sua vetta una vastissima area. Il 6 febbraio 1944 le truppe del primo raggruppamento motorizzato muovono da Sant'Agata dei Goti con tutte le altre truppe per raggiungere il fronte in zona dell'Alto Volturno. Arrivati a destinazione il 22 marzo 1944 e riconosciuta la posizione, viene elaborato il piano per la conquista della vetta di Monte Marrone, che i tedeschi non presidiano d'inverno a causa della copertura nevosa. Pur essendo tale circostanza confermata dalle informazioni raccolte, non è da escludere del tutto la possibilità che alcuni elementi tedeschi siano presenti, con conseguente rischio di un combattimento ravvicinato.